Questo è un governo che in modo roboante, quando in particolare una Presidente del Consiglio che quando era all'opposizione ha in modo roboante, in modo pomposo, magniloquente, ogni giorno si ha, come dire, rimbombato nelle orecchie questa formula dei patrioti della tutela dell'interesse nazionale. Vi dico che quando io ho valutato, assumendomi tutte le responsabilità di Presidente del Consiglio, e sottoscrivo o meno questo accordo con la Cina per riequilibrare la nostra bilancia commerciale, per favorire il nostro export in una Cina che, attenzione, significa oggi il 20% del mercato globale, quindi secondo me è una realtà economica da cui non possiamo prescindere, io non ho consultato Washington, ero in ottimi rapporti con Trump, non ho chiesto il permesso. Sapete che ho consultato i nostri imprenditori e sulla base delle consultazioni avute con gli imprenditori abbiamo deciso di sottoscrivere quell'accordo, però condizionandolo a sostanziali modifiche, che siamo stati gli unici a ottenere quelle modifiche. E ho detto al presidente Xi Jinping: io lo sottoscriverò solo se mi introduci per la prima volta il rispetto della parità di condizioni e principi e valori per noi insostituibili come sostenibilità finanziaria e ambientale. E così è stato fatto. Quindi sono sorpreso che una Presidente patriota, che tutela per definizione, per autodefinizione, l'interesse nazionale, sia venuta in Parlamento, prima delle comunicazioni al Consiglio europeo, ha parlato di 10 minuti sui rapporti con la Cina e sulla possibilità di rinnovare o meno questo accordo, non ci abbia fatto capire nulla. E adesso leggo dai giornali che va a Washington per farsi dare indicazioni se l'Italia deve o meno sottoscrivere questo accordo. Aggiungo che quando l'abbiamo sottoscritto, prima e dopo, io ho rafforzato la Golden Power per tutelare tutti gli interessi strategici italiani e metterci in condizioni nei confronti della Cina e di qualsiasi altro paese di difendere i nostri interessi strategici vitali. Io credo che l'interesse nazionale si tuteli così. Per quanto riguarda ovviamente quel che si dirà, no, immagino sicuramente che verrà ribadita, e questo è molto buono, la storica fondamentale amicizia e alleanza Italia-Stati Uniti, alleanza, non sudditanza, Italia-Stati Uniti, e sicuramente il tema della guerra sarà, ahimè, al centro di questo scambio. E non dubito che la Presidente Meloni, lo ha già dimostrato, assicurerà gli Stati Uniti e Washington di tutto l'impegno per quanto riguarda nuove risorse per produrre armi e munizioni. Purtroppo, siccome le risorse per noi non sono sufficienti, questo significherà continuare a distrarre dall'agenda sociale, dalla giustizia sociale ed ambientale risorse, quindi anziché nuovi ospedali, nuovi asili, nuovi centri di ricerca, investimento nella competitività delle imprese in innovazione tecnologica, ci ritroveremo concentrati a produrre armi e munizioni.